Ciao a tutti, farò un nuovo video diviso a pezzi su un progetto di un quaderno per un concorso che ho organizzato dove faccio il corso di libri, restauro libri, ed è un concorso su realizzare un quaderno con decorazioni, eccetera, su Virginia Woolf. Il quaderno deve essere fatto, bisogna farlo da sé, con qualsiasi materiale, copertina, pelle, eccetera, eccetera. Io ho questo qui, che ho fatto durante il corso. Questa qui è pelle vera, l'abbiamo sistemata e incollata. Il quaderno l'abbiamo fatto noi, anche legandolo e cucendolo. Anche questa l'abbiamo fatta noi, nel senso che l'abbiamo incollata. E sono tutte pagine bianche all'interno. Per le decorazioni carta bianca facciamo tutto noi, decidiamo noi cosa mettere. Allora, io ho trovato un po' di materiale. Vabbè, i washi. Poi qui ho tanti adesivi. Poi lì c'ho i timbri, pennarelli, matite, penne colorate, metterò anche questo pezzo di resina che avevo fatto nell'altro video. Poi qui ho trovato altro materiale che ho raccolto. Invece da Tiger ho comprato gli acquerelli e i gessetti colorati. E poi qui ho stampato delle varie figure e righe. E invece queste qua devo ringraziare tantissimo Vale. Ciao Vale, per le scritte che mi ha fatto e che metterò nel quaderno. Poi ho anche dei vari charms e delle varie carte che ho recuperato. Allora, io farò a pezzettini questi video perché devo decidere prima cosa fare. Intanto comincio. Allora, sposto un po' di roba. E la lo metterò qua, così vedete un po' tutto. Così. Poi se no lo metto di fronte, che faccio prima. Vediamo un po'. Ok. Vediamo di metterlo così. Ok, scusate, ma sto facendo gli esperimenti per vedere come mettere il treppiede. Ok, lo lascio così. Poi appena ho finito qualcosa ve lo giro e vi faccio vedere. Allora, vediamo un po'. Allora, nella copertina volevo fare una cosa, nel senso, io mi sono stampata delle cose. Allora, le scritte le metto di qua. Allora, mi sono stampata la faccia di Virginia Woolf, però non la volevo attaccare, cioè incollare come si normale, ma spezzettare. No, questo non mi serve. Spezzettarla. Anzi, posso prendere questa. Però mi serve la colla, devo andare a prendere un attimo.
Eccomi qua. Allora, volevo tagliare la faccia di Virginia. Allora. Il concorso scade a ottobre, quindi un po' di tempo, meno male perché ho una vaga idea di cosa fare, ma in pratica la vedo dura. Allora, volevo però tagliare la bocca, il naso e questa parte e appiccicarla nella copertina, però non in ordine. Boh, un'idea che mi è venuta così. Ok. E poi volevo prendere il suo nome, che ce l'ho da qualche parte, l'ho visto prima. Eccolo qua, la scritta del suo nome. Volevo tagliare le lettere una a una. Però qua c'è la tazzina che mi serve, quindi questa non posso usarla. Quindi mi piglio una scritta di Vale. Allora, vediamo un po'. Questo colore qui. Me la taglio. Ok. E mi ritaglio le lettere una a una. Io ci provo poi, tentare una nuoce. Ok. Adesso volevo usare la colla. Allora, per esempio, volevo attaccare la testa per in fondo. No, sta colla fa schifo. Uso questa. Allora, per esempio, adesso la metto qui. Gli occhi li posso mettere qua. E la bocca la metto qua sopra così. E in pratica ho tante idee in testa, ma devo vederle come realizzarle. Così. E poi ci attacco le lettere un po' sparse che fanno il nome.
anche un po' storte così. Sperando che si attacchi. Ok, per adesso faccio questa parte e poi dopo ve la faccio vedere. Eccola, questa è la copertina con la faccia di Virginia tagliata a pezzi, detta così un po' macra, ma vabbè. E la scritta del suo nome e cognome di tagliata è attaccata così, come mi piaceva di più. Ok. Adesso faccio dei pezzettini di pagine e poi vi faccio vedere cosa viene fuori. A dopo. Poi in questa pagina ho messo un washi tape brillantinato con due timbri, un cuore e la scritta thank you. E poi l'altra pagina ho messo un washi tape e poi questo qui l'ho fatto io durante il lockdown l'anno scorso. Un origami con la carta da tè, sempre grazie al gruppo Restauro di Libri. Proseguiamo. In queste due o tre pagine ho fatto un cartoncino con la tazzina da tè che si alza, un timbro e poi qua una bustina con scritto Drink Me alla Alice nel Paese delle Meraviglie e dentro ci metterò una bustina da tè. E poi questo pezzo di resina che è come se fosse il cucchiaino del caffè. Quindi lo metto dentro e così si prende il tè. In queste altre due pagine ho messo delle tag per decorazione, un cuore, una farfalla, eccetera. Invece di qua ho messo la faccia di Virginia con due washi tape. Gli ho tagliato l'occhio. E dietro la pagina ho incollato una pagina dietro, c'è una riga di cartone con l'occhio così e l'occhio così. Una cosa diversa dal solito. In queste altre due paginette ho messo una carta colorata con un adesivo e una scritta di Virginia Woolf. E invece qua ho fatto un timbro con scritto notes e tanti adesivi. E in queste altre due paginette ho fatto la scritta Virginia con gli stencil e anche questi segni. E ho messo tre adesivi. Qui ho messo due cartoncini e uno specchio che ho ritagliato un foglio. E qua ci ho messo era una spilla che invece fa anche da specchio. Ciao a tutti, vi faccio vedere l'ultima parte dell'agenda su Virginia Woolf che ho incominciato ad agosto. Allora, qui ho messo una card con un mappamondo. Tu sei la più grande avventura. Alcune scritte del nome e cognome. Questa scritta l'ho presa da internet, ma l'ho divisa a frasi, l'ho incollata a caso. Un'altra card con una tag e adesivi. Qui ho fatto una specie di catena con i cuori. Questo è non un tatuaggio, un timbro. Qui ho messo una card e una carta e qui è sempre un timbro. Qui sono tre carte diverse.
E qui ho messo due timbri, un orologio e la scritta thank you. E poi qui ho fatto delle scritte come se fosse un'agenda con i mesi, la to do. Poi ho lasciato delle pagine vuote e poi qua in fondo ho messo una lettera con una chiave di metallo. E questo è il segnalibro a cuore. Spero che piaccia alle ragazze del corso e di vincere qualcosina. A parte che non mi ricordo i premi. Comunque ci ho provato. Ok? Mettete un pollicino all'insù e iscrivetevi al mio canale. Ciao!